giro di chiacchiere, di commenti, di riflessioni, una serie è a disposizione di Vittorio che ci sta al centro. Io sono l'ultimo a latere. Facciamo il posto per Dracula, se no, visto che è stato citato Dracula. Perché sei stato vicino a me? Io darei la parola alla nostra grandissima ospite, Agnieszka. I apologize. Sorry, I don't speak Italian, so no, I have been following the conference a bit, you know, like a lost child, but I understood some words and I know what we are talking about, and I hope you will forgive me for not being able to maybe, you know, reflect what you have been discussing, and at the risk of maybe repeating some of the things that have been said. First of all, I would like to thank you for having me here in this wonderful surroundings. And also, I would like to present myself. So I'm Agnieszka Chorak, I'm the Director of Legal and Public Affairs in the Association of Commercial Television. The association is based in Brussels. Our members are, for instance, in Italy, Mediaset and Sky. So maybe to avoid some repetition, because I understood that you've been thoroughly discussing the proposal, or maybe more give a perspective of what's happening in Brussels from a trade association perspective in the whole discussions around Article 3 in particular. 13, sorry, not 3. No. Yes. No, we are not following Article 3. Next week is going to be a very important week. Last week was also an important one, but I guess that we're getting closer to the end of a whole debate that is going on for 2 years now. Commercial broadcasters were very much involved in defending the need to clarify certain things, for instance, that active platforms are performing an act of communication to the public and therefore should either obtain a license or take down the content. For us, the Commission proposal was an opportunity to finally clarify the situation that was unbearable already for many years. Unfortunately, we realized that the pressure from the platform side was so big in the council and in the parliament that the text that we will have on the table will maybe not be as perfect as we would wish them to be. For instance, in the council text, although we have a clarification of the communication to the public, our main worry is about the paragraph 4 of this article, because contrary to the basic idea of this whole proposal to clarify the situation, we are actually getting more leeway for the platforms to actually escape liability. And this is even more worrying after what we have already in the case law, for instance, that is providing good clarification. And for example, the Vienna First Court instance, court judgment, where the court basically said what we would like to have in the law, that these platforms, when they are active and they are indexing, having basically some influence on how the content is displayed, that they are they cannot hide behind the e-commerce safe harbor provisions, they are communicating to the public and therefore they should either obtain a license or prevent the content to be there. So that's the problem we have with the council text. We still hope that if we have a good result in the parliament, we'll be able to clarify this to maybe change. That would be really a step back compared to the status quo today. And now in the parliament, we consider the rapporteur's text as a much better basis for negotiations.
It is not perfect, but what I would like to say here is that the whole drama, the whole hysteria that is happening in Brussels now around this text is really tiring, because we've been trying to explain the situation and constantly ask for some improvements in the law, and we are back to square one again with having to explain basic things, and for instance to explain that this is not about censorship, and we are again in this discussion. And just to maybe give a bit of my own national background, I'm Polish, and now I remember I was working in the Ministry of Culture back in Poland in the ACNA whole crisis, and what I hear from my former colleagues is that the situation is repeating again, even though after ACNA some politicians realized that they were manipulated. Well, now again they are again falling into the trap. So this is the difficult job we have now in Brussels, because well, we don't have the capacities of the platforms to lead some robot-based campaigns. We hear that MPs receive every minute an email telling them, if you vote for the censorship machine, I will not vote for you during the elections. So you can imagine what it is for an MEP to receive every minute. They try to put some kind of rules on their Outlook mailboxes to prevent these emails from flooding them, but one rule doesn't prevent a new wave of emails. And obviously, yes, we are representing many media companies, but first of all, we don't have the resources to do this. We cannot simply say to citizens, yes, this is censorship, so this is dangerous for you, because this is not as simple as that. It's not censorship, first of all, whatsoever. And second, I think it's not a good thing to do, it's not a good image to give, to be such a harassing industry. And we want to have an open debate, a sensible debate, and not a campaign based on disinformation. But yes, life is difficult for the creative industries now in Brussels. And but we hope that our voice will be heard. Grazie, grazie. È veramente un paradosso scandaloso che l'industria del pericolo sia l'industria della censura. È veramente assurdo. Francesca, a te, a questo punto il microfono, poi lo scambio per Stefano. Rientrando nel mondo dell'industria della censura. Il punto di vista didattica è l'industria cinematografica e la musica. Grazie, buonasera, non so se si sente. Accendilo. Ale? Buonasera, buonasera. Grazie moltissimo anche da parte mia per l'invito, per questa interessantissima giornata, devo dire, grazie di averci chiamato a portare una testimonianza che forse sarà sicuramente la meno lunga dell'intera giornata, perché noi ci occupiamo più direttamente della costruzione dei contenuti originali che non ne facciamo. Sicuramente le attività che ci riguardano dal punto di vista normativo e regolamentare europeo, però forse con meno attenzione o con meno anche risorse di quanto non possa accadere a soggetti più grandi di noi. In questo caso devo dire che non faccio nessuna fatica, anche se in alcune diverse situazioni possiamo esserci trovati non esattamente della stessa opinione, a allinearmi completamente con quanto è stato detto finora e penso, immagino verrà detto anche dopo, rispetto alla necessità della responsabilizzazione dell'intermediario online, ma non per altro, perché il flusso di risorse che si drenano è un flusso di risorse che in altri tempi e attraverso altre modalità di sfruttamento, almeno in parte, saliva lungo la catena del valore e arrivava alle società di produzione, in particolare quelle indipendenti, e a monte ancora delle società di produzione indipendente e gli autori. Non ci dimentichiamo come si formano le opere originali, non ci dimentichiamo che prima di arrivare a disposizione di un utente si devono essere generate, e non ci dimentichiamo quello che stamattina giustamente ci ricordava il dottor Torello,
e cioè che l'intervento della Commissione in origine nasce dalla duplice esigenza di contemperare gli interessi degli autori e gli interessi degli utenti. Diciamo che gli interessi degli autori e gli interessi degli utenti possono anche essere gli stessi, dovrebbero essere gli stessi e dovrebbero essere, peccato, dovrebbero essere trasferiti o comunque resi in qualche modo armonici, armoniosi dalla, dai ruoli, attraverso i ruoli che i cosiddetti intermediari svolgono nel frattempo. Io su questo quindi non, cioè, è naturale che se fosse di risorse viene drenato dal soggetto attraverso la pubblicità o attraverso altre forme di raccolta, viene drenato dal soggetto che è più direttamente a contatto con gli utenti, nella modalità in cui è più in contatto con gli utenti, debba distribuire questo valore di monte. Diventa un po' più difficile per noi, come industria in particolare della produzione, comprendere come non si è riusciti, devo dire perfettamente, soprattutto in quest'ultimo passaggio parlamentare, questo importantissimo passaggio parlamentare, comprendere la differenza tra un intermediario online e un intermediario, così come viene chiamato in uno degli altri articoli, mi consentirà il Presidente del Comitato Permanente di cambiare leggermente argomento e andare al 14 a, dove come intermediari vengono identificati i produttori e le etichette. Ora, questo, a mio parere, nell'interesse degli autori non è corretto e soprattutto sposta l'onere della dimostrazione delle utilizzazioni dall'intermediario, dall'utilizzatore al soggetto che precede l'utilizzazione, che cede all'utilizzatore la possibilità di utilizzare l'opera, facendo allo stesso tempo i propri interessi economici e gli interessi di chi li rappresenta, vorrei dire di coloro, gli autori, gli hanno dato la possibilità di utilizzare economicamente, di sfruttare economicamente le opere per essere generate. Questo tema, che dovrebbe essere piuttosto centrale, in realtà perde un po' di importanza in questo momento. L'interesse dell'autore, che deve essere, che è assolutamente da difendere, è l'interesse di tutta la filiera economica, e l'autore deve passare attraverso il produttore per poter portare le proprie opere alla distribuzione, qualunque di questa sia. Oggi nella bellissima legge del diritto d'autore che abbiamo in Italia, il diritto all'equa remunerazione, all'equo compenso degli autori, è sancito in modo chiarissimo, sono gli utilizzatori a essere responsabili verso i produttori e verso gli autori. La spostamento di peso, spostamento di bilanciamento da un onere a carico dell'utilizzatore, che in questo caso verrebbe naturalmente trasferito all'utilizzatore all'intermediario online, seguendo la stessa logica, viene in questa formulazione riportato invece in carico al produttore. Al produttore attraverso formule contrattuali, con obbligo di trasparenza nei confronti del lavoro con il quale, per quale controparte, che non è in grado di soddisfare, per il semplice fatto che non ha gli elementi per farlo. E questo, sull'articolo sulla trasparenza, è chiarissimo. Può essere, in caso di manchino le informazioni, può subentrare lo Stato membro, che nell'applicazione della direttiva dovrebbe trovare dei sistemi, non si sa bene quali oggi, per trovare le informazioni per garantire trasparenza all'autore e a tutti gli aventi diritto rispetto all'utilizzazione che oggi sono fuori da ogni controllo. Quindi questo è un tema che a mio parere non dovrebbe essere spostato, cioè dovrebbe essere collaterale sicuramente e senz'altro minore rispetto a quello del validetto, ma non è distante da questo, perché dovrebbe nel principio essere il punto di caduta e l'applicazione concreta di quello che questa direttiva dovrebbe garantire, cioè un'equa redistribuzione del valore lungo tutta la filiera. Grazie. Va bene, mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori e complimenti per questa bellissima location. Io non nascondo un minimo di stanchezza nel rileggere dopo 10 anni le stesse cose. Mi ricordo 10 anni fa quando constatai che secondo me su YouTube c'era una palese violazione del diritto d'autore, mi guardavano come un UFO. Dopodiché è iniziata invece, se non dimostrava, una battaglia di retroguardia, e allora
direttore era più divertente, noi diciamo no, non è un altro direttore uguale, noi teniamo il diritto d'autore alla creatività. E allora avevamo da contrattare, per esempio, il signor Google, che faceva la sua parte. Cioè io oggi io sono Mediaset, a me da mangiare mi dà Mediaset, come si vede la parola. Oggi ho la fortuna di parlare nell'interesse di Mediaset, è una cosa che però palesemente giusta, a volte mi capita anche di fare i suoi argomenti, di condividere un po' di meno nella mia attività professionale, ma lo faccio con Mediaset. Oggi invece devo affrontare giornalisti, professori, giornalisti e professori, addirittura il trilogo giornalista, professore, carica ministeriale, che però deve imparziale, ma non c'è un po' pochino. E allora sentivo parlare di non potrò più valutare buon compleanno durante la festa del compleanno di mio figlio, non posso più regalare un libro, cos'altro c'era. Oggi invece cosa trovo? Trovo meme, trovo il controllo preventivo, trovo la difesa della startup, trovo la censura, i link, i contenuti che non circolano, ma se voi li prendete tutti da me, per forza circolano, sono già circolati, non inventano niente, quindi non è che... E quindi in realtà abbiamo chi investe e chi sfrutta. Chi investe è pagato da chi investe, chi sfrutta è pagato da chi investe, anche se magari non lavora direttamente per la piattaforma. Allora, questo testo di direttiva MOS, loro sono sempre bravi, perché in realtà ti fanno passare un testo di compromesso come il male dei mali a loro danno, e noi invece siamo a lottare perché un testo di compromesso è passi, ma è un testo di compromesso, cioè non sta scritto da nessuna parte che io per vedere tutelati i miei diritti devo comunicarti, devo darti informazioni che sono miei, cioè non è che noi andiamo a dire i mobili che abbiamo in casa perché se no ce li rubano e ne va bene rubarli, non è così, non è neanche vero che poi sono stati così originali o così bravi da entrare nella catena di distribuzione del prodotto audiovisivo. Se io apro il benzinaio Longhini di Franco Lagic, rubo la benzina dell'Agic, la do gratis a quella che vengono e poi mi dicono se andavo a vendere il liquido dell'antimetri, grazie al cavolo. Cioè, quindi sì, avranno avuto una bella tecnologia sotto questo aspetto, sì, ma in realtà non è che usano materiali in maniera originale, lo usano in maniera illegale, questo è. Però, diciamo, come Paolo sono un estimatore del diritto d'autore, ma sono anche un uomo di business, mi sta bene anche arrivare al compromesso. A un certo punto non dico piuttosto che niente, non è piuttosto, non è niente, non è neanche un piuttosto, si sanciscono dei principi di responsabilità che sono importanti, quindi va bene, devo monitorare se devo spendere soldi, va bene, ti devo comunicare che è mio perché sono per lui, va bene, rispondi solo se sei per bene, puoi capire che cosa sarà per bene, però almeno diciamo lotto per un principio e il compromesso lo accetto. Però io penso che sono editori camuffati. In realtà quantomeno dei nostri inattivi sono. Non si può più pensare che sono delle piattaforme. Sentivo prima di dire sì, allora è vero, non dovesse passare questo testo. Va bene, viene lo sconforto, torniamo a 10 anni fa, non ho altro 2 anni per niente, però io invece voglio essere portatore di un messaggio positivo. Torneremo a fare i pazzi in tribunale, scusate la volontà. Perché alla fine così è stato, con le norme che ci sono in Italia abbiamo avuto sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità degli hosting attivi, adesso speriamo che la Cassazione porrà rimedio anche all'unica sentenza che non l'ha detto, ma tutte le altre corte d'appello l'hanno confermato, in Europa la Corte di Giustizia è stata chiara ed è sempre più chiara nell'affermare la responsabilità di queste piattaforme. Un giudice a Berlino lo troviamo, sappiamo che la Germania non è favorevole, ma l'Austria la settimana scorsa ha detto che YouTube non può usare contenuti senza rispondere. Quindi insomma, se le cose dovessero andare male sotto questo aspetto, e sarà un dispiacere per l'impegno messo da tutti, specialmente dal governo italiano, però continueremo a lottare secondo me con degli argomenti molto forti che sono stati accolti. E d'altra parte l'alternativa qual è? Se utilizzano le cose altrui gratuitamente, se non sono responsabili per quello che fanno e che dicono, se trattano i dati di tutti senza nessun problema, se non pagano le tasse nei paesi dove guadagnano. Cioè, adesso iniziamo a fare confusione tra compenso e con compenso, li facciamo anche intermediare il diritto d'autore, hanno tutto. Saranno contenti quelli che lavorano per loro, ma tutti gli altri no. Grazie. Carissimo. Un altro intervento molto affascinante, in effetti c'è un
dato all'interno di questa norma sul quale al Ministero ci siamo spesso confrontati, ed è un'idea insopportabile perché il rightholder debba monitorare e abbia l'onere di comunicare costantemente il dato, l'informazione, eccetera, questo schema di gioco che effettivamente è lontano anni, secoli dalla nazione di Berne e dalla sua impostazione. A un certo punto abbiamo dovuto fare però un calcolo, tante un compromesso che si è raggiunto tra mille difficoltà, anche perché c'è un pilastro europeo, quello della Germania, che si è posizionato in maniera estremamente molto defilata e fin troppo parca nella difesa dei diritti d'autore, posizione abbastanza strana. A te, Stefano. Grazie, guardate, ringraziamenti anche da parte nostra, non solo per l'evento ma anche per il lavoro del governo dell'amministrazione su questo file. Io sono partito con l'intervento perché ho letto questa mattina un press release della commissione di quattro giganti del commercio elettronico, quindi Amazon, Alibaba, eBay e per quanto il quarto, che annunciano l'impegno di questi quattro giganti del commercio elettronico a rimuovere dalle loro piattaforme di commercio elettronico eventuali dangerous products, prodotti pericolosi, in due giorni nel caso di segnalazione da parte delle autorità pubbliche e in quattro giorni nel caso di segnalazione da parte degli utenti. Badate bene, questa è una direttiva, è una deroga alla direttiva e-commerce. Tant'è vero che nel press release della Commissione si dice, potrei citare, ma si dice fondamentalmente che la direttiva e-commerce disciplina le procedure di notice and takedown, però non lo fa in dettaglio. E quindi per questo questa deposito di cooperazione volontaria. Ora lascerei comunque valutare se un articolo pericoloso messo in vendita sul sito di commercio elettronico, se quattro giorni sono pochi o troppi. Secondo me chiaramente sono troppi, e vedo che questo è una chiara deroga della direttiva di commercio elettronico, quindi signori, purtroppo altro che 2018 anni sono troppi. Come dire, il trend sembra essere, semmai che c'è una maggiore un'estensione del separato più che di una sua restrizione, purtroppo. D'altra parte, più pragmaticamente, a me da mangiare da Sky, se qualcuno mi dicesse, guarda, ti assicuro che Gomorra sparisce da tutte le piattaforme in cui viene utilizzato in maniera free riding entro quattro giorni, e io ci metto la firma subito. Poi magari per lo sport qualche problemino ce l'ho in quattro giorni, sinceramente. Questo è paradigmatico perché ci dice qualcosa per l'appunto sull'atteggiamento, è stato già molto efficace su quello, ma poi alla fine, come dire, si crea un sovvertimento della logica per cui per l'appunto dover dare, come dire, deve essere proattivi nella difesa di ciò che dovrebbe essere automaticamente difeso. Ma vediamolo anche da un altro punto di vista, stiamo spingendo tutti e noi continueremo a spingere fino in fondo per una norma che in fin dei conti dice che se io uso l'asset altrui ma non lo uso in grande quantità, quantomeno nella versione del consiglio, sto a posto, basta che non lo usi in grande quantità da definire. Se lo faccio ma non a fine di lucro, perché guardate bene che nel settore di internet il fine di lucro è la cosa più impalpabile che esista, è pieno di siti che non hanno un apparente fine di lucro, sto tranquillo comunque. Se lo faccio col fine di lucro, ma questo non è uno dei fini principali della mia impresa, sto tranquillo comunque. Questo lo dico ironicamente, però è il testo che noi stessi comunque difendiamo, perché è un risultato piccolo e parziale, ma fa parte di una battaglia lunga. E quindi per quanto poco sia, e per quanto addirittura sia erosivo rispetto al diritto attuale, la vituperatissima direttiva del commercio elettronico, in fin dei conti, che lo stativo sia responsabile, me lo dice, i risultati di giurisprudenza di cui parlava Stefano derivano da questo, perché la difendo? Era carina l'immagine, no, che è evocata da Gollo, mi pare appunto di la presidenza di Alice data a Dracula. La preoccupazione è, dopo Dracula viene uno sferato o viene qualcun altro? Perché questo è, come dire, è l'ultima occasione
come sappiamo la strategia del DSM è un po' troppo tardi per discuterne, però non parlava di diritto d'autore, di protezione dei contenuti. Questa è the last shot di questa commissione e anche di questo Parlamento. In una situazione in cui sappiamo tutti le prospettive del prossimo Parlamento, quindi anche della prossima commissione, sono a dir poco incerte sotto il profilo della discussione politica complessiva, e qui mi fermo perché, come dire, è una polveriera, ci sembra giusto ovviamente queste battaglie, combatterle tutte e fino alla fine. Per questo appunto il nostro auspicio, appunto, su questo ben rappresentati anche da ACT, è fino alla fine, per favore, cara Commissione, qui rappresentata, supportate se possibile tra i due modelli la posizione del Parlamento. Governo italiano, grazie tante, fate uno sforzo ulteriore, e anche qui, diciamo, dei vari modelli che abbiamo, questo, come dire, criticato e criticabilissima versione di VOS è la versione migliore che adesso abbiamo. Grazie. Stefano, grazie. E lascio adesso la parola per le conclusioni a uno straordinario compagno di battaglia, il l'onorevole, che spesso abbiamo mandato a Bruxelles anche a dare lezioni. C'è sempre lo spazio per prima delle conclusioni. Prima delle conclusioni, io la parola che deve dire le conclusioni ancora non lascio, qui sta per parlare, ma io continuo a parlare intanto che lei si avvicina al microfono. E prego. Sì, buonasera a tutti. Mi presento, sono Elisabetta Ramatte, sono responsabile autori del sindacato lavoratori comunicazione della CGIL. Mi complimento anch'io per il convegno e per la splendida sede. Devo però dire che in presenza di tanti esponenti, di soggetti imprenditoriali, magari anche in una presenza istituzionale, non chiedendo la parola così, del soggetto lavoratori, poteva essere auspicabile. Detto questo, tre cose brevissime sul merito della materia, quindi limitandomi soprattutto alla questione dell'articolo 13 della proposta di direttiva. Ci dicevano stamattina gli illustri oratori che è molto dubbio che la votazione del Parlamento europeo in plenaria approvi il testo così come uscito dalla commissione giuridica. Io credo che ci sia un problema molto grosso da giocarsi adesso ma anche in futuro di come riorientare l'opinione pubblica sul tema della responsabilità, diciamo, degli intermediari o degli aggregatori. Perché un'opinione pubblica disorientata che, come vediamo, cavalca o sostiene il tema della censura, del fatto che non si potranno più pubblicare post, del fatto che le foto saranno vietate e via discorrendo, è chiaro che alimenta anche a livello di Parlamento europeo, che sono, come dire, giustamente sensibili all'opinione pubblica. C'è questo tema e io voglio dire che penso che lavorare a spiegare concretamente che cosa succederebbe nel momento in cui la direttiva fosse approvata, fosse recepita nei singoli stati, quindi anche spiegando, diciamo, come si muove il percorso, ciò che si potrà fare e ciò che non si potrà fare. Credo che la parola chiave, è stata detta più volte, sia licenze per l'utilizzo dei contenuti. Licenze per l'utilizzo dei contenuti che, aggiungo io, come parola d'ordine è più forte se nell'ambito di queste licenze diventa chiaro, diciamo così, come si risale a dare l'equo compenso, la giusta remunerazione in primis agli autori. E questo significa anche che io chiedo agli editori, ai produttori italiani ed europei, e in questo senso anche noi abbiamo dato un contributo come italiani alla mobilitazione degli autori europei che ricordava Silvia Costa, chiedo di ragionare seriamente di come, diciamo, migliorare il rapporto e adottare delle buone prassi nel rapporto tra editore, produttore e autori nei vari generi. Credo che questo sarebbe un grande avanzamento anche rispetto all'opinione pubblica. Il diritto degli autori e il diritto degli editori, naturalmente, nessuno lo vuole negare, vanno entrambi attualizzati. Non si può ragionare, diciamo,
diciamo così, come se il diritto degli autori in quanto tale fosse interamente ricompreso nei sacrosanti diritti degli editori. Evidenziare questo aspetto aiuta una battaglia sull'opinione pubblica, questo volevo dire. Grazie. Francesca, tu volevi fare una cosa? No, sì, infatti mi colgo l'occasione e ringrazio veramente per questa assist, perché in realtà la questione è esattamente quella, cioè il diritto degli autori e il diritto degli editori viaggiano sulla stessa strada, non devono essere separati, messi anche strumentalmente in modo contrapposto, perché chi invece deve remunerare e i produttori e gli autori e tutti coloro che lavorano in cambio questi anelli della filiera devono essere gli utilizzatori finali. Se gli utilizzatori sono le piattaforme di intermediazione online, se il contatto con l'utente, la raccolta delle risorse arriva da lì, è da lì che deve arrivare la remunerazione dei produttori e degli autori. Ci tengo l'ultima cosa a dire, a sottolineare il tema che il produttore è un avente diritto esso stesso, come dice la legge sul diritto d'autore, e non è un intermediario. Questa è una cosa fondamentale per quanto riguarda il nostro punto di vista. Grazie. Vai. Allora, mi sembra, e questo è motivo di soddisfazione, che ci sia una compattezza di opinioni sulla situazione attuale, sullo stato di illegittimità e di legalità in cui ci troviamo e sulla necessità di porre rimedio a questo. In questo senso le iniziative della Commissione sono ovviamente le benvenute, e però, come è stato detto anche stamane, noi viviamo anche all'interno di questo momento di creazione normativa lo scontro che è in atto tra i titolari dei diritti da un lato e le piattaforme dall'altro, e questo si legge chiaramente nelle righe del testo. Effettivamente questo stato in cui il mondo è alla rovescia, per cui chi utilizza le opere non deve pagare nulla e considera questa situazione come un diritto, deve avere indubbiamente termine. In questo senso la normativa passata, la direttiva e-commerce, è certamente ormai superata, e quindi nuove norme sono necessarie. C'è da dire che l'articolo 13 presenta ampi aspetti comunque di ambiguità. Adesso si tratta di valutare se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma comunque qualche miglioramento è stato fatto nel testo uscito dalla Commissione Iuri rispetto al precedente. Per esempio, noi ci siamo battuti ferocemente contro il principio del large amount, a prescindere che è un principio non definibile, perché nell'ambito di internet definire che cosa è large amount nell'ambito di queste piattaforme, Facebook ho appreso a un convegno a 2 miliardi di utenti. Allora, se prendiamo a riferimento Facebook, che vuol dire che il large amount è quello di Facebook, e chi ha 1.900.000.000 di utenti non c'ha il large amount, cioè sono entità tali dove avere un senso di orientamento è impossibile. E poi, se c'è un furto, è un furto. Io posso rubare 1 miliardo di euro, posso rubare 1.000, sempre un furto è. Per cui questa distinzione in questo contesto non ha veramente nessun senso. Così come non ha nessun senso la distinzione o l'esonero di piccole e medie imprese, tanto sostenuto dalla Germania, tanto sostenuto fino al punto che, non essendo stato introdotto, la Germania ha votato contro. Ora c'è da chiedersi la ragione di tutto questo, perché se io sono grande e sono piccolo, non per questo posso godere di un'esenzione di fronte a un diritto altrui, perché qui si tratta di andare a depredare un diritto altrui.
C'è il problema a questo connesso dello sviluppo tecnologico, ovviamente, il fingerprint. Non è ben chiaro fino a qual punto queste tecniche siano sviluppate, pare che lo siano ancora in alcuni casi in uno stato ancora non adeguato. Però in ogni caso la tecnologia si dovrà evolvere rapidamente e anche i costi di applicare queste tecnologie alla fine non saranno eccessivi e non potranno non essere anche alla portata di piccoli imprenditori. Quindi il problema è quello di coprire innanzitutto, per quanto è più possibile, tutta l'area dei soggetti interessati senza nessuna eccezione. C'è poi un problema, secondo, dico la mia opinione personale, ma noi, anche la delegazione italiana l'ha sostenuto, che è quello della remunerazione, perché il testo della direttiva è estremamente ambiguo. Da un lato si dice che è necessaria la licenza, benissimo, e chi non ha la licenza? Chi non ha la licenza deve avere le indicazioni sul fingerprint da parte dei titolari dei diritti. Allora, già qui siamo contro la Convenzione di Berna, perché io sono il titolare dei diritti, a te non ti devo dire nulla. Se tu vuoi utilizzare l'opera devi venire da me a chiedermi il permesso. Quindi qua già veramente c'è eventualmente da andare davanti alla Corte di Giustizia, se mai dovesse passare una norma di questo tipo, per chiarire. Comunque sia, in ogni caso, anche perché qui non è possibile che il piccolo autore o il piccolo produttore vada in giro per tutta Europa a cercare le varie piattaforme, grandi o piccole, e a dire guarda tu questo non lo puoi fare, a meno che tu... Cioè questo veramente è un discorso che non ha senso. In ogni caso noi di fronte a questa situazione avevamo proposto una soluzione conclusiva, che anche qualora, che nell'ipotesi in cui nessuna indicazione sia stata data dai titolari dei diritti e quindi a quel punto legittimamente o illegittimamente la piattaforma ha utilizzato opere di certi autori, In ogni caso sarebbe dovuto, noi abbiamo nel nostro codice civile il principio dell'indebito arricchimento, sarebbe dovuto il pagamento per l'utilizzo di questa opera, dalla quale si è tratto un beneficio economico, perché non è detto che io debba utilizzare opere altrui, prendere soldi e tenermela in casa. Quindi di questa norma non c'è, noi l'abbiamo detto più volte, ma nell'ambito del gruppo di lavoro si è fatto orecchio da mercanti, non parliamo poi da parte delle presidenze. Comunque c'è un riferimento al quale dell'articolo 14A, che è stato anche in precedenza citato, che ha parlato comunque di equa remunerazione, nel testo questo uscito dalla Commissione Iuri. Forse riprendendo questo articolo in chiave migliorativa si potrebbe chiudere il cerchio, nel senso licenza, se ti do le indicazioni devi fare il filtro, se non hai nulla comunque mi devi pagare quando tu utilizzi l'opera. Ovviamente non si può accettare il testo così come adesso, che prevede una sorta di safe harbor, perché dice se io poi ti avviso dopo che tu l'hai pubblicata, se la levi rapidamente non rispondi. Eh no, perché tu hai comunque l'hai utilizzata per un certo periodo di tempo, hai avuto vantaggi e quindi comunque di questo tu devi rispondere. Secondo me queste sono le possibili soluzioni migliorative di questo testo, che renderebbero il testo effettivamente abbastanza efficace, perché comunque è necessario mandare un segnale che ristabilisca un po' l'ordine normale delle cose e rimetta il pavimento al posto del pavimento e non al posto del soffitto. Condotta non è più una norma, che scrive più la condotta che sostanza una delle comunicazioni, distribuzioni, produzioni o rielaborazioni.
si è ritirato la testa al manco del discorso normativo di Luisa, che non fosse mai il caso mio, perché sono Wikipedia, perché sono scuole medium size, oppure perché la mano non è questo, non è quello, comunque non è mai il caso mio. Chi ha studiato il vecchio diritto oppure continua a dire ma è o non è un atto di convenzione, perché se lo è, si è responsabili qualora lo si convence senza il consenso dell'autore. Punto. Purtroppo non è stato così. Siamo arrivati a un certo punto, poi bisogna vedere se la metà del bicchiere, il punto di vista di Stefano è mezzo vuoto, il punto di vista di Ali mezzo pieno. Tant'è, vediamo che cosa succede nelle settimane a venire, nei mesi a venire, però io direi che un applauso lo dobbiamo alla padrona di casa, al direttore generale Paolo Castrelli, a Maria Letizia Pizio, che è stata straordinariamente qui con noi il giorno intero a gestire i lavori. Angela, grazie anche a te perché fai parte di un team che ci sostiene sempre con grande pazienza, ci dà del sostegno quando dobbiamo combattere il diritto d'autore. A tutti quanti voi comunque grazie per essere stati qui. Grazie.